Per la festa dell'Epifania, l'assessorato alla scuola, insieme al comando provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco, ha organizzato una manifestazione in piazza del Plebiscito con performance dal vivo e giochi per bambini. La Befana si è calata con il suo sacco da Palazzo Reale, distribuendo dolciumi e caramelle a tutti i presenti. I bambini hanno potuto inoltre conoscere e toccare da vicino gli equipaggiamenti utilizzati dai pompieri per il loro lavoro, salire sui loro mezzi ed ascoltare l'esibizione della fanfara dei Vigili del Fuoco, un'orchestra polifonica di rilievo nazionale che ha accompagnato con la sua musica tutta la festa. Sì, è una tradizione che si rinnova, dei Vigili del Fuoco, la Befana, i bambini, un'iniziativa straordinaria anche per sottolineare l'ottimo lavoro che da sempre fanno i Vigili del Fuoco nel paese e nella nostra città, con uno spirito di servizio forte, umanità e solidarietà, quindi ci tenevo a esserci anche oggi come l'anno scorso qui con i bambini, con la città e con i Vigili del Fuoco. Il sindaco De Magistris ha poi partecipato alla manifestazione in villa comunale dell'Associazione Italia Animalista in Movimento. Questo gruppo è impegnato nella difesa degli animali dalle manifestazioni alle raccolte di firme, alle azioni dirette non violente, alle denunce e la cura di animali maltrattati, seviziati o abbandonati, con lo scopo di contribuire a diffondere una cultura basata sul rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi contro ogni forma di violenza, sfruttamento e prevaricazione. Poi la vicinanza agli animali è un gesto di amore che fa bene agli animali ma fa bene anche alle persone.